170 anni, oggi si celebra l'anniversario della fondazione della Polizia di Stato, esserci sempre continua ad essere il motto. Sì, 170 anni di impegno, di dedizione costante al lavoro, alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il motto di esserci sempre si concretizza nella vicinanza ai cittadini, alla incondizionata disponibilità della Polizia di Stato a tutte quelle situazioni di criticità e di difficoltà della vita dei cittadini che possono tenere conto della Polizia di Stato in tutti i momenti in cui si sentono insicuri. A Crotone la sua prima festa della Polizia. Sì, effettivamente mi sono insediato soltanto 5 mesi fa e effettivamente è un grande onore, un grande privilegio dirigere questa questura e poi oggi svolgere questa festa in questa splendida cornice della città di Crotone, che è giusto che venga ulteriormente valorizzata anche dal punto di vista turistico e paesaggistico, perché dovrebbe essere conosciuta ulteriormente per sostenere una crescita anche economica del territorio. La celebrazione è anche un momento per tracciare il bilancio dell'attività svolta. Si è lavorato a 360 gradi in ogni ambito, tenendo conto anche dell'emergenza pandemica. Sì, effettivamente c'è stato nell'ultimo anno un impegno straordinario da parte di tutte le articolazioni della Polizia di Stato. È stata fatta tanta attività repressiva, ma anche tantissima attività di prevenzione, che è proprio la linea verso cui si dispiega l'attività principale della Polizia di Stato, cioè quello che la Polizia di Stato non è riuscita a non far succedere di grave, va bene? Quindi, che non è quantificabile perché non lo si vede, ma è giusto sapere che è giusto che i cittadini sappiano che la principale attività della Polizia di Stato è l'attività di prevenzione. Noi investiamo tantissimo in questa tipo di attività. A tale proposito lei ha parlato anche della grande sinergia con le istituzioni, con l'amministrazione comunale per quanto riguarda l'esigenza di una città più videosorvegliata. Sì, assolutamente sì. Ultimamente abbiamo affrontato delle riunioni in prefettura con il coordinamento del signor prefetto e con gli organi competenti. È stato delineato un cronoprogramma che a breve, entro l'estate, vedrà il completamento e l'ammodernamento della rete di videosorveglianza cittadina, che sicuramente farà sentire più sicuri i cittadini crotonesi. Parliamo anche di quelli che sono stati i riconoscimenti ai suoi uomini. Sì, testimonianza sicuramente, segno tangibile dell'impegno e di quanto bene hanno fatto nelle varie attività istituzionali.